tutti e benvenuti ad una nuova puntata del TG Biancorosso. Questa settimana, dopo l'arrivo di Tristan Koshkor, nuovo attaccante della ST Asti direttamente dall'Estonia, i ragazzi di Mister Sesia riposano. Si giocherà di nuovo in casa domenica prossima alle ore 14:30. Juniores Nazionale invece grande trasferta ligure contro il Vado. I ragazzi di Mister Germani infatti affrontano la formazione ligure domani alle ore 15 dallo stadio Chittolina di Vado Ligure. Juniores Femminile invece le ragazze di Mister Boa affronteranno Boys and Girls Calcio. Seconda partita di ritorno si gioca domenica alle ore 14:30 dal campo Merlino di Molare. Proseguendo con l'agonistica, allievi 2007, i ragazzi di Biancardi affrontano l'Asca. Si gioca domenica alle ore 10:30 dal campo comunale di Celle Enomondo, mentre i ragazzi di Mister Marino, gli allievi 2008, affrontano il Dertona. Si gioca sabato alle ore 15 dal campo comunale di Mandronio. Giovanissimi 2009, i ragazzi di Mister Camisola affrontano l'Acqui. Si gioca domenica alle ore 10:30 dal campo sintetico Barisone di Acqui Terme e per finire i ragazzi di Mister Restivo, i giovanissimi 2010, affrontano l'Accademia Casale. Si gioca sabato alle ore 16 dal campo sintetico Banca di Asti. Se la serie D riposa non si può dire lo stesso per i ragazzi dell'attività di base impegnati in triangolari e partite. A partire dagli esordienti 2011 che affrontano l'area calcio, si gioca sabato alle 14:30 dal campo Salvatore di Via Fregoli, mentre gli esordienti 2012 affrontano un triangolare con Crescentinese e Rebaudengo nella giornata di sabato dal campo comunale di Crescentino. Pulcini 2013, sia gruppo A sia gruppo B, amichevole. Per i primi, triangolare a 9 giocatori nella giornata di sabato dal campo San Paolo di Canelli. Per i secondi, invece, amichevole contro l'Accademia Casale B. Si gioca sempre sabato alle 10:30 dal campo Salvatore di Via Fregoli. Pulcini 2013, ancora un gruppo. Il gruppo C affronta invece lo Spartak. Si gioca sabato alle ore 11:30 dal campo sintetico Banca di Asti. Pulcini 2014, gruppo A, affronti in amichevole il torneo Orbassano. Si gioca domenica dal campo comunale di Orbassano, mentre il gruppo B affronta la Torretta. Si gioca sabato alle ore 14:30 dal campo parrocchiale di Asti. Primi calci 2015, divisi in ben quattro gruppi. Gruppo A affronta il torneo Chieri, gruppo B il torneo Casale, il gruppo C affronta invece il torneo Mezzaluna, mentre il gruppo D affronta in amichevole la Torretta. Si gioca sabato alle ore 11 dal campo parrocchiale di Asti. Primi calci 2016, il gruppo A impegnato anche lui nel torneo Casale, mentre il gruppo B si riposa. Piccoli amici 2017, anche per loro un torneo, questa volta però il torneo Roero Lanze nella giornata di sabato dalla palestra comunale di Priocca. E per finire, dopo il riposo previsto anche per i piccoli amici 2017-2018, i Pulcini femminile affrontano il San Domenico Savio. Si gioca sabato alle 16:30 dal campo Salvatore di Via Fregoli. Non perdete tutte le novità della ST Asti sul sito e sui canali ufficiali Instagram e Facebook della società. Appuntamento con noi è per venerdì prossimo alle ore 19 con una nuova puntata del TG Biancorosso.